Un auditor è un soggetto che si occupa della revisione contabile di bilanci civilistici piuttosto che bilanci redatti secondo principi contabili nazionali piuttosto che internazionali, il cui scopo è quello di andare ad emettere un'opinion al fine di dire che il bilancio sia redatto in modo corretto e veritiero. La nostra principale attività è quella appunto di andare presso i clienti, quindi è quella di verificare le diverse aree di bilancio che per noi sono considerate significative da un punto di vista della natura piuttosto che dal saldo, e andare a verificare quello che è quell'area, se è corretta, se il management ha redatto in modo corretto quell'area piuttosto che no. Nel caso appunto dovessero sorgere delle problematiche, quindi degli errori su quell'area, vengono comunicati direttamente al management, che ha, diciamo, la facoltà, o comunque vengono proposti degli adjustment, degli aggiustamenti che generalmente sono migliorativi nella rappresentazione chiara e veritiera del bilancio. Vengono richiesti quelli che sono studenti in economia neolaureati, che hanno quindi competenze da un punto di vista contabile principalmente, in quanto la contabilità è lo scopo principe della nostra attività, e quindi di andare a verificarla. Quelli che sono appunto, non si bada più che altro a quella che è magari la valutazione della laurea, ma quello che è effettivamente la capacità del soggetto ad apprendere, alla volontà di apprendere, quello di essere proattivo, in quanto noi spesso, praticamente al 100%, lavoriamo in team. Il team è costituito da soggetti più o meno giovani, ma generalmente massimo intorno fino ai 30 anni, che in cui appunto vengono analizzate le diverse aree in relazione a quella che è la competenza tecnica del soggetto che è nel team. Saper comunicare sia con gli altri nostri colleghi, sia direttamente con il cliente, in quanto sin da subito il soggetto sarà presso il cliente e parlerà e discuterà di eventuali problematiche direttamente con i soggetti che fanno parte del management del cliente. Quella che è la proattività, in quanto dobbiamo essere sempre proattivi sul lavoro che facciamo, cercare di fornire più informazioni possibili al senior o al manager di turno, al fine di identificare eventuali problematiche e cercare di fornire informazioni al senior su come magari gestirle e risolverle. Quindi queste qua sono le principali skill che vengono richieste nella nostra attività. Quello che ci si aspetta da un candidato è quello di aver voglia di lavorare, di conoscere, in quanto da noi fin dal primo giorno non si smette mai di imparare. Ogni volta vengono fuori emergono delle casistiche nuove che magari si è studiati solo ed esclusivamente sui libri dietro i banchi di scuola, ma da un punto di vista pratico no. Quindi bisogna cercare di far coadiuvare quello che è lo studio con quello che poi è la pratica che effettivamente. E come dicevo prima, è sicuramente la proattività e la comunicazione con gli altri soggetti con cui ci si interfaccia.